Ciao bastardoni, questa sera noi tre facciamo la Druga Narada, gentilmente mandataci da loro, che ringraziamo, e facciamo questa, bella faccio io questa sera. E vintone? Bene bastardi, oggi siamo qui con la Druga Narada o Narada. Sono tornato anch'io con le recensioni ogni tanto. Comunque, pod di Augvape, e questo è il nome, Druga Narada o Narada, vedete voi. Sulla scatola logo Augvape, qua troviamo USB-C, corrente di ricarica 2,4 A. Capacità della batteria 1100 mAh, carica rapida in 25 minuti. Dietro troviamo tutti i loghi di Augvape, i social di Augvape, Narada Pod. Il kit include la pod, ovviamente, un tank, l'USB-C, il cavo, un manuale utente, la carta di garanzia e due coil, soliti loghi di smaltimento 18+, eccetera, e scratch and check per l'originalità del prodotto. Come vi ho letto, all'interno troverete tutte queste cose qui: carta di garanzia, manuale di istruzioni, gli accessori, dove dentro adesso vi farò vedere cosa c'è, e la pod. Andiamo a vedere cosa c'è negli accessori. Una coil in acciaio 316 da 0,5 ohm, questa qua è la prima coil. Troverete l'altra coil, che io in questo caso ho già utilizzato, ma questa qui è una mesh coil da 0,6 ohm. Il tank con il controllo dell'aria, che è questo, come vedete, se voi lo tirate su chiudete, se voi lo tirate giù lo aprite. Qua avete un più e qui avete il meno, così da capire più aria, meno aria. Ingresso, foro per l'ingresso del liquido, bello grosso, foro della resistenza che si inserirà dal sotto. Spero che riusciate a vederlo, ma allora, la coil è fatta sotto, come vedete, a due svasi, o chiamateli come volete, da una parte più largo e da una parte più stretto. Non potete sbagliarvi, perché proprio per inserirle dovete proprio, vedete che qua è più largo e di qua è più stretto, quindi c'è solo un senso, la coil potete metterla solo in un senso. Oltre a tutto questo, Augvape ci ha mandato anche un altro tank con la coil rigenerabile e una chicca che secondo me è veramente una figata. Un altro tank che praticamente è uguale all'altro, la resistenza rigenerabile, che praticamente è formata così, praticamente uguale alle altre, ma svitando qui avete il deck, che è veramente piccolissimo. Secondo me, io questa non l'ho ancora rigenerata perché sto provando le sue coil originali, però secondo me qua non più di una punta da 1,5 bisogna fare la coil. La chicca che ci ha mandato a Augvape è proprio questa qui. Ci ha mandato questa basettina qui, che subito all'inizio, inizialmente ho detto: ma che cos'è questa cosa? È una basetta per la resistenza rigenerabile. Cosa succede? Che voi la inserite qua, girate, e praticamente questo vi fa l'attacco 510 che potete mettere sul tab, e poi potete benissimo avvitarlo al vostro tab e rigenerare comodamente. Quindi questa è veramente una chicca fondamentale per me. Vi danno anche un laccetto con un metro, praticamente vedete i numeri dietro, questo qua è anche un laccetto per il collo, ma anche un metro, e se voi sclippate questo laccetto, praticamente vi viene fuori il cavo USB-C. Cavo USB-C, eccolo qui, cavo USB da collegare al computer o una presa. Quindi vi potete portare benissimo in giro la pod con il laccetto, che voi attaccherete qua, e voi direte: ma dove l'attacco? Questo è un accessorio per attaccare il laccetto. Questo va messo praticamente intorno alla box, e qua ci mettete l'accetto, così almeno ve la potete mettere al collo. Come vi ho già detto prima, in questo caso useremo la mesh coil da 0,6 perché è già stata utilizzata e purtroppo non me ne hanno mandate altre, quindi posso solo utilizzare questa oppure l'altra, però in questo caso sto provando questa. Si inserisce
come vi ho detto io, nel guardando bene che la resistenza si incastri bene nel tank, così è perfetto. Inseriamo il liquido in orizzontale, la tenete e ricaricate e il tank è pronto. Box veramente piccolina, pesa veramente poco. Ingresso USB, foro per vedere quanto liquido c'è nel tank, tasto fire, drip tip che potete cambiare, sportellino, foro di sfiato e l'ingresso per l'unghie per togliere lo sportello. Togliamo lo sportello e dentro si presenta così. Tempo di ricarica 25 minuti, in effetti si ricarica veramente velocissimo, l'ho già provata. Carica corrente 2.4 A, designed by Aug Vape, simboli, tre magneti. Inseriamo il tank che va inserito, vedete che qui avete un pezzo di plastica e qua no, va inserito praticamente così. Voi dovete vedere il tappino perché per ricaricare il tank non dovete toglierlo il tank, basta lasciarlo lì dentro, aprire e siete a posto. Io chiudo un po' l'aria adesso, non troppo, ok, mettete lo sportellino e siete a posto. 5 click, 1 2 3 4 5, ok, e 5 click la spegnete o la accendete. Bastardi, questa era la Narada o Narada Druga by Aug Vape. Adesso torniamo alle nostre facce e la proviamo insieme. Allora bastardi, le pod ho iniziato a farle io perché le pod sono semplici da fare, le altre sono troppo difficili, non mi va. No, allora, diciamo pod e sistemi all in one, sì, le faccio ancora. Allora, questa cosa qui a me piace, piccolina, che va bene. Una cosa bellissima che ho notato, proprio bella bella, che mi è piaciuta, è il cazzino che vi ho fatto vedere dalla visione dall'alto, che serve per praticamente la basetta RBA, la attaccate al cazzino, che quella cosa lì poi va attaccata, potete riuscire ad attaccare in una box o comunque in un tab per poter riuscire a rigenerare. Questa è una cosa molto comoda che mi è piaciuta. È una basetta con l'attacco 510. Sì, praticamente sì. Io chiamato, vi dico che attaccatevi al cazzino. Sì, chiamato proprio cazzino da me. Vabbè, poi mi è piaciuto tanto il cavo, eccolo qua il cavo, che è molto bello, mi piace. L'unica cosa fastidiosa che hanno fatto, l'USB-C, che come sapete ben tutti, potete girare da una parte all'altra e funziona lo stesso. Dall'altra parte dovete centrare il contatto dell'USB, se lo girate non va, quindi dovete centrarlo e metterlo nel verso giusto. Le resistenze vanno da Dio, le resistenze già prefatte vanno da Dio. L'unica cosa è che questa box è stata testata da me e dalla regia a sciare, mentre eravamo a sciare, e la regia ogni volta che ci fermavamo mi diceva che continuava a pisciare. Praticamente pisciava qui. Non capisco da dove esca questo pisciamento, però era tutto bagnato qua, perché qua era asciutto, quindi non si sa da dove. Forse perché eri in montagna? Non lo so. Essendo in montagna, però il liquido dovrebbe addensarsi un po' e quindi evitare anche di pisciare, no? Però se ce l'hai all'interno a contatto col corpo, col calore, non lo so. Io lo vedo che a lavorare, quando ho la box qui, ogni tanto perde del liquido. Perde. Comunque sia, piscia con le resistenze prefatte, cosa secondo me è un peccato, perché le resistenze prefatte funzionano veramente bene. Al contrario di quella con quella RBA che ho su montato adesso, non perde e funziona benissimo. Il controllo dell'aria, questa pod qui secondo me non possiamo definirla da guancia, perché dovete veramente chiuderla tanto per essere un guancia, quindi secondo me è un flavor guanciato. Il flavor guanciato, e se lo volete guanciare dovete chiuderla abbastanza, quindi non è una vera guancia. A me va bene, così va bene, però per chi è appassionato proprio di guancia pura non è proprio un guancia perfetto. Batteria? Batteria io si ricarica velocissima, perché con l'USB-C arriviamo a 25 minuti di ricarica, comunque da computer un po' di più perché comunque è alimentato un po' meno, comunque direttamente da muro 25 minuti. La batteria dura, perché regia te durava, no? Tantissimo, diceva, una giornata comunque te la faceva, no? Certo, gli faceva una giornata. L'unica pecca secondo me è per le, perché comunque è una cosa comoda, piccola, leggera, e quindi secondo me dovrebbe essere usata con le
cartucce, quelle già fatte, no? Le cartucce, minchia, le cartucce. Le resistenze prefatte. Il discorso è che se piscia, allora si ritorna, non va più bene, ecco, perché comunque bisogna rigenerare. Comunque sia, con quella rigenerare va bene. Come aroma a me piace, l'IT si sente come le altre, come altre box e Atom che ho provato da guancia, quindi per me è validissima con l'RBA. Con le prefatte io ho notato che piscia, anche la regia ha notato che piscia, quindi per quello mi dispiace parecchio. Valido. Mi dispiace parecchio. Valida, valida, molto valida. È la piccolina, esce veramente bene. Solida, è un prodotto bello solido, si sente che non è una cagata, non è un plasticone. La cosa figa è che c'ha comunque il vetrino che riuscite a vedere quanto liquido avete dentro, anche se comunque è anche comodissimo da togliere lo sportello e vedere, però lo potete vedere anche da così, girandola così, e basta. È buona, va bene, valida, bella solida in mano, sì, cioè si sente che non è un plasticone, esempio la Nautilus Saio che avevamo fatto, che era molto, molto di plastica. Adesso molto stanno, stanno facendo queste poddine un po' più solide, un po' più resistenti. C'è anche il suo peso, certo, comunque il peso ce l'ha, però e comunque, c'è comunque tasca, lega, non, lega di zinco ce n'è, sì, esatto, sì, esatto. Non è solo poi drip tip lo potete cambiare, per me è validissima con l'RBA. Se fosse validissima con le prefatte sarebbe perfetta per me. Poi magari è stato Giacone sfigato che ha beccato due prefatte che facevano lo schifo. Può darsi, può anche essere. Io ne avevo due, una da 0,5 e una da 0,6 mi sembra, un attimo. Vabbè, mi sembra una da 0,5 e una da 0,6, adesso non mi ricordo bene. Comunque le ho provate tutte e due, con tutte e due mi ha pisciato, sia in montagna sia qua. Peccato, solo per quello. Poi per il resto secondo me va benissimo. Regia va bene, no? Secondo sì, sì. Secondo, no, è un bel prodotto. Buono, a parte che piscia, però. A parte che piscia, vedi. È incontinente. Abbiamo problemi di incontinenza. Ha problemi di incontinenza questa box. Grazie a Vape. Grazie a Vape. Thank you, Vape. Per avercela mandata. Se risolvete quel problema lì del pisciamento, che ripeto, magari poi sono stato sfigato io, per me è veramente un prodottino fenomenale. Per me è una figata. Piace anche a me, che di solito io le pod. Hai visto? No, è bella, bella, bellina. Con l'ultima sopata di Nello, poi firmate anche la petizione se c'è ancora da firmarla. Va bene, ciao. Che cazzo? Ho lasciato un'ora in bocca. Ciao.